ho ripreso la... Vabbè. Così, era quella che avevamo dimenticato nella trivella. Ovvio. Ora andiamo di qua. E non so che cavolo di posto è questo. Non so dove ci porta. Ah, ci riporta qui. Poi qui scendiamo. Opla. Perfetto, ora abbiamo tutte e due le chiavi. Ora cosa bisogna fare, Isaac? Bisogna... bel problema. Bisogna entrare nel tram, credo. Fa vedere un attimo. Ok, quindi devo tornare nel posto dove c'è il tram. Credo di sì. Ok, lascia fare a me. Ho visto che ci sono delle munizioni. Ecco qua. Eccoci qua. A posto. Allora, torniamo nelle cose del metro. Sì. Allora, ti corro un attimo così almeno. Dovrebbe essersi aperta una botola nel... Aspetta, ti dico io dove. Ma sei sicuro che si apre la botola una volta che ho preso tutte e due le chiavi? Dovrebbe essere così. Speriamo. Lì dove ero sotto il metro. Sì, credo di sì. Fa vedere un attimo dove sei. Sono qui, adesso devo risalire. Sì, credo di sì. Sì, beh, dai. Comunque, cioè, non perdiamo molto, perdiamo soltanto qualche minuto in più di video. Lol. Sì, no, come se ne avessimo già fatti abbastanza, no? Tanto per... Quant'è che registriamo? Da un casino di tempo, Isa. Sì, è vero, aspetta, da quasi 2 ore. Infatti credo che questo video sarà diviso in due parti. Ma anche di più di 2 parti, credo. Spero. O almeno, credo. Boh. Boh, vedrò io poi. Allora, andiamo di qua. Pensa, no, ma il prossimo non è mo, cioè non è il, no, mi sa che è più lungo di questo, non mi ricordo. Siamo fregati se è più lungo. Sì, ma quelli di Londra sono devastanti come livelli. Londra e Antartide sono i mondi più difficili. Adesso dopo che abbiamo finito questo qua c'era c'è il mondo dell'Oceano Pacifico che è abbastanza interessante. Poi c'è l'Antartide e poi basta, poi le finì dopo, ma ora che arriveremo alla fine, ce ne vuole ancora di tempo, sono un bel po' di pace, fai conto che saranno, alla fine ci verranno fuori, mi sa che forse 30 parti, anche di più, ma non per, no, ma non è perché mancano tanti livelli, ma più che altro perché i livelli sono lunghi, lo vedi anche te, che poi la gente dopo si annoia. Chi già è tanto riuscito a fare. Qui vedi, qui sotto c'erano le botole. Dice che qui si è aperta la botola adesso. Credo di sì. Cioè, dovresti qua scendere là sotto. E là ci dovrebbe essere la... Controlliamo subito. Sopra. Questa botola qua sopra si dovrebbe aprire. Ecco, vedi, no, fermo, torna indietro. Quella botola là sopra. Quella sopra. Infatti, c'è Questa qua. da che però prende. Cioè, chi cavolo. Porca puttana.
Che cavolo se lo aspettava che prendendo tutte e due le chiavi si apriva la botola? Ah, boh, non so, ma sarà come su Crash, prendi tutti e 5 i cristalli e vai dal No, boss. non si è aperta. Non si è aperta? Oddio. No, è chiusa. E mo? Forse bisogna fare qualcosa sopra. Dai un'occhiata Prova a un attimo. controllare. Eh sì, adesso controllo il video. In ogni caso adesso abbiamo anche le due chiavi, no? Così siamo a Sì. posto. Sì. Allora, è Posso... presente dove... No. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. C'è qualcosa di interessante qui. Allora, a quanto pare... Oddio, è apparso un cane. Un attimo. Devi andare là. Ah, là c'è il tram. Là c'è l'omino fuoco realizzante. È presente l'omino che hai ucciso, che ti è venuto fuori dalla porta, che hai detto dove siamo? Qua è pieno di roba di gente. Dove c'era il fuoco? No, sì, anche quello. L'omino che ha ucciso dove c'era il fuoco. Dovrebbe aver lasciato qualcosa. L'ha raccolto? No. No, raccoglilo. Ma non c'è più, il cadavere è sparito. Aia. Ti ricordi almeno dove l'hai ucciso? No. Ah, perfetto. Siamo fregati. Dol. Beh, se però dovrebbe rimanere l'oggetto a terra, quindi in teoria... Devi cercarlo allora. Cerchiamolo. Allora Sei questo qui dobbiamo. sicuro che c'è qualcosa meno di fuoco? Non è che magari non ho munizioni, roba inutile. Boh, allora no, aspetta, allora. Aspetta. Allora, fammi controllare un attimo il video. Intanto cerca di fare qualcosa di intelligente, come ad esempio pitturare i muri di qualcosa che sono orribili i colori. Ma poi c'è scritto... Sembra che ci fosse scritto Activision da lontano. Su quel... Invece c'è scritto Aldwych. Ok, questo è il posto dove sei andato pure te. Ok, e qui ci siamo. Ok, questa è la biglietteria per il. E fin qui ci stiamo. Te sei lì. Ok, sei passato oltre la biglietteria. C'è il coso per timbrare il biglietto là. Hai una specie di stella te? No. No? Oh, perfetto, allora siamo fregati. Perché ti manca ancora un sacco di roba qua. Madonna, quante cose bisogna prendere a sto livello. No, aspetta, però mi pare che la stella fosse Sì. quella. Cioè, la stella è quella là che era, dovresti raccogliere dall'omino col fuoco. Cazzo è? Cioè, qui. Scusate, piccolo sbadiglio. Non c'è Isaac. Il geno. Aspetta, controlla che non ce l'avevi. Cioè, sei sicuro di non avercela nell'inventario? Una stella, specie di stella. No. Nell'inventario. C'ho le due chiavi e i due talismani dei mondi. Ecco, Allora. ci mancava solo che pigliassi fuoco. Mi sa che tu sei morto. No. Allora, Aspetta, sei guarda, qui. qui c'è... Ah no, minikit, vaffanculo. Stupido minikit, mi hai dato... Vedi qua che c'è una porta, Pruiz. Dove? Qua, dove c'è il fuoco? Dove brucia qua la roba? No, torna indietro, no di qua, no di qua. Indietro, bravo, dai, dritto. Sì. Là, qua dentro, vedi? Qua c'è una porta per entrarci. L'hai aperta? No. Devi aprirla in qualche modo, cioè, per aprirla ci serve una chiave a forma di stella. Ho capito, ma già qua non mi fa andare Sicuro? avanti. Vedi se riesco ad andare avanti. E la stella ce l'ha il tizio. Ah. Sicuro che ce l'abbia lui e non qualcun altro. Questa parte non l'ho vista. Aspetta un attimo, Chris. Allora, adesso tu devi. Oh mio Dio. Un bel casino, Chris, perché adesso tu devi andare nel. Nel Non mi capisco più nemmeno io su sta mappa. Aspetta, ma siamo sicuri che sia. È questa. Allora, tu devi andare nel buco quello profondo. Beh, aspetta, un buco profondo. Sì. Quale sarebbe?
Quella dove puoi caderci. No, in verità devi entrare. Aspetta, allora. Io che confusione, Isaac. Lo so, è un casino come livello. Non mi sono mai capitato di giochi così incasinati. Allora. Devi andare dove in questo momento c'è il tram. Ok. Cioè, no, ma il problema è che devi superare il tram. Devi andare in quel tunnel viola. Ti ricordi dove te percorrevi, andavi avanti e c'era la luce verde? Hai presente dove c'era il tunnel che diventava verde e ti veniva addosso il treno? Sì. Devi andare Aspetta, ma quale? Ce ne sono mille di tunnel. tunnel. Ce ne dovrebbe essere uno, giusto? Giusto, credo di sì. No, aspetta, vai di là, ma no. Aspetta, è quello dove poi dopo c'è la stanza con le due chiavi? Sì, La stanza con le due chiavi? No, è quel tunnel lì. Io che cioè. confusione. Isa, guarda fuori per favore dov'è quel tunnel, perché non me ne so Il esattamente. tunnel è quello basso, cioè quello basso, non quello alto dove rischi di cadere e farti male. Quello. Cioè, quello che se cadi poi c'è la stanza della trivella, quello dici No, tu. quello, l'altro, l'altro. L'altro, ho capito. Sì. Quella bassa dovrebbe essere, cioè che non ti fai niente, non ti Di fai danno. quello che. Ho capito comunque quello intendi. Quello dove c'era la porta che accendeva le luci. Sì, è quello là. Io sinceramente non ci capisco niente su sti livelli. Mamma mia, ma sono tutti così lunghi. Beh, no, ma mi sa che forse questo qua è più lungo dell'altro. In quello dell'altro non era così lungo, però è più difficile dell'altro. Dovresti fare let's play su giochi con livelli più corti. Ma Allora, fa come vediamo. comunque i livelli di video. Oddio, qui sotto ho visto anche una botola, non mi dire che si apre. Sennò vuol dire che c'è No, ancora. però, quanto pesa il file del gioco? Perché, cioè, per dire, per un gioco per PlayStation 1 avere quanti sono? Saranno 15 livelli così lunghi è tanto. Cioè, 15 prova a livelli, pensare. Isaac, sono. Allora sono, aspetta, Antartide, 4 livelli, poi questo 4 livelli, Pacifico 4 livelli, siamo già a 12 livelli. 3 livelli dell'area 51, siamo a 15, poi sono i 4 livelli della giungla e siamo a 19, 19 Quasi 20, livelli. quasi 20, e sono belli lunghi, Cioè Crash ne ha 25 e sono corti, però, cioè, dico, Ma giusto qua sì, ne ha ma 20. questo gioco prende. Allora, aspetta, forse è questa qua la zona? Sicuro? Quella là, sì, quella viola, vai sul viola, bravo. Sì, dovrebbe apparirti un mostriciattolo che cambia stanza. Ah, sì, allora ho capito. Devi premere il pulsante e andare là dentro. Ecco, vedi questo qua che cambia stanza. Vai dentro, occhio che arriva il treno. Ok, vai. Uccidilo. Ci penso sopra. E Muore, dopo muore, muore. devi premere il pulsante. Muori, Ah, muori, muori. qui, questa cosa me la ricordo. Qui poi. Esatto, Apre un'altra porta un po' più avanti. avanti. E poi c'è un'altra stanza. Cioè, qui avanti. Perché c'è. Un'altra stanza tutta elegante. Esatto, che poi qui sono altri pulsanti. Che se li premi in ordine giusto ti apre una stanza lì dove ci Boom, sono le. allora lascio a te questa bella enigma chiamato Enigma Pruiziano e quindi buonanotte, buon No, tu lavoro. assistimi perché non, mica me lo ricordo io No. l'ordine. Mica mi ricordo l'ordine dei pulsanti io. Qua so che c'è. Infatti. Qui so che ce n'è uno di qua. E Sì. uno di là. Ok, allora. Questo. E questo. Sì. Ma No, devo aver sbagliato. Ah no, forse di qua, esatto. Di qua, poi c'era questo. Ho sbagliato qualcosa. Boh. Allora, 60 minuti. Ok, oh, perfetto.
Perfetto, allora adesso questo. No, gli sto rimuovendo in massa pezzi di livelli qua, ma aiuto, ma vabbè, dai. Ciao. Dai, qui c'è qualcosa da prendere. Medipack lì. Adesso inizi ad inventarti, oddio, ad inventarti un sacco di nomi strani tipo si spocca oppure Medipick. Comunque guarda, di qua ci sono, c'era sta. Ah no, non è ancora aperta. Qui com'è che era il pulsante? Forse era l'ultimo. Oddio, non mi ricordo. Ah no, era questo. Questo qua. No, non era questo. No. Perfetto. E l'altro allora, aspetta, è questo qua. Questo qui. Ok, queste sarebbero le metropolitane di Londra. Ok, Beh. no, non era quello. Perfetto. È questo. Aspetta, ma dov'è la stanzina elegante? LOL. No. Come? Mi prendi per il culo? Moriremo tutti. So io qual è questo. No, ho sbagliato tasto. Ok, dai, forse ce l'abbiamo fatta, eh. Forse ce l'abbiamo fatta. No, è sempre chiuso. Qui adesso bel casino. L'ultimo che non ho mai toccato, quindi rimane questo. Se è questo, spacco tutto. LOL oggi. Se è questo oggi. LOL. Allora, questa è chiusa, cioè no, è aperta, questa è aperta, questa è chiusa, ok, non era quello, quindi non spacco niente. Ah, però spocchi, ricordatelo. Spocco, sì, spocco tutto. Spocco. Spocchiamo tutto. Aspetta, riattiviamo l'altro. Non vorrei capito cosa cazzo è, ecco bene. Boh. No. Aspetta, allora, questo, vai, vai, vai. Perfetto. Qui ha chiuso tutto. Qui è chiuso, quindi no. Alla fine è una gran stupidata. Hai 3 monete aiuto. Vuoi chiedere un aiuto? No. Oh. No, no, no. Ti giuro che questo qua devo farcela da solo. Prepariamoci a morire di sete, ma no, anche no, 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 aspetta. Oh. Oh, Forse ce l'ho fatta, forse ce l'ho fatta. Sì! oh. Oddio, una scintilla rossa e gialla.
Ah, ok. È una candela enorme. Sembra tutto ok, sembra. Ah, sì, tranne per qualche candela enorme. Oh, bella stanza tutta qua. Oddio. Questa è la stanza delle due chiavi. È Cos'è quella roba che gira? una mezzaluna. Ah, ma poi fa girare. È sospesa nel vuoto. Infatti, ecco perché c'è tutta sta musica santa. Ah, ok. Questa è la vera chiesa. No. Lol. Ecco i due preti più famosi del pianeta. Qui ci va una chiave. Visto? Ok. Ecco, e ora togliamo l'altro. Perfetto. Da Opla. notare la strana forma delle chiavi, proprio stranissima. Controlliamo che non ci sia qualcuno che ci vuole fare una sorpresina dentro qua. Bello! Non credo. Che... Oh madonna! Per un pelo finivo sotto. Lara, calmati. No, non Cos'è questa riesco. cosa? Cos'è? Cos'è? Massonico. Massoni. Ah, per... Forse deve spaccare il coso che blocca la porta. Ah, bene, c'è un... Oddio, non cadere là dentro, polizia, non cadere là dentro. Ecco cosa c'era lì dentro. Cosa? Gli spuntoni. Cazzo! Dol. Infatti mi sembrava detto. Mi sembrava di aver sentito un abbaio. Direi che è opportuno usare questo. Ok, ora andiamo di qua. Ah, si è aperta anche questa stanza qui. Con Si è dell'acqua. aperta la botola. Si è aperta la botola. Dol. Posso andiamo andare di qua? Ok, sì, molto interessante. Ora però... indichimi la via per uscire di qua. Ecco. No. Ok, questa morirà affogata. Dol. No, dai, è campionessa in apnea per 10, ovvero quella dell'aldilà. Ricordiamo, lei si è allenata a fondo per resistere più di 16 minuti sott'acqua. E infatti Ecco. ce la fa. Ovviamente E guarda ricarica dove delle rispuntiamo. Qui. Cosa... mattonelle divertenti. Te l'avevo detto io che c'era una... Ho detto c'è una botola, non vuol dire che si apre. Infatti si è aperta. Guarda dove siamo qui. Ta-da! Ah, qui. Eh sì, ma col martello non è che tu ci faccia molto, devi avere la stellina. Stellina la troveremo, vedrai. Adesso col martello si può spaccare una porta, vedi? Fidati. Vabbè, mi fido di te. Ma anche sì. Bello. Dai, Lara, figa. Le altre volte l'hai sempre presa. Cos'è? Mi vuoi fare proprio incazzare all'ultimo? Sì, vuole farmi incazzare all'ultimo. Oh. Ma notare Ma come le gambe erano andate a finire dentro il muro. Tranquillamente proprio. sì, dai, tanto tutti lo sanno che questi giochi hanno una quantità di bug proprio minima, minima, Minimissima. Ok, minimissima, minimissima. allora andiamo di Ma qua. esiste minimissima? Ah, Boh, lo chiedi a me. Dato che davvero? tu hai detto che stavo diventando pazzo, mi inventavo termini. E Davvero? quindi non saprei. Ruiz hai una memoria bestiale. Yes. Guarda, vediamo un po' se il martello si può usare su sta cazzo di porta. Sì. Minimis. Minimissima, minimissima. Proprio. Vediamo un po'. Martello serve per distruggere le porte, tutti lo sanno.
Sbang! Boom! Ah beh, interessante. Fuck yeah! Un pulsante, vediamo un po' cosa succede. Oh, visto che prima o poi la sta botola quasi apriva. Gol. Minimissimo, ovviamente. Qualunque mente è sempre minimissimo. Il nostro moto è minimissimo. Minimissima. Anzi, nuovo moto, ovviamente. Minimissimo. Saremo minimissimi nei termini. Ma anche sì, minimi. Hai preso la stellina? No. Questa cazzo di stellina qua non c'è. Però si è aperta la botola. E quindi? Io mi invento le... Allora. No, secondo il tuo intelletto, la botola si apriva dopo che avevo preso la seconda chiave, invece no. Ma io sono stupido. E anch'io, e quindi siamo in due. Ah, davvero? No, io Ciao. Sono intelligente. Ah, davvero? Peccato. Dai, Lara, figa, devi prendere un bordo. Oh, ma Cristo, lo fa apposta. Lol. Oh. Siamo dentro il tram, vero? Sì. L'hai capito? Da notare come non ci che siano cazzo? Posti. Perché Oddio. Ha urlato? Ha urlato se è chiusa qualcosa. Perfetto. LOL. Tutti lo sanno che urlando si chiude tutta la roba presente in quel piano. Sì, poi sono roba. Finito qua sotto. LOL. Bello. Niente, avevo sentito un rumore strano ma... Ecco. Hai chiuso la botola. No. Non si è chiusa la porta. Volevo fare una prova. Non funziona sta roba qua, eh. Allora niente da fare. Secondo me è un potere di Lara proprio. Che bella stanzina, eh. Qui ora dove si va? Bah. Prova ad andare in una di quelle... No, torna indietro. Torna indietro. Dai. Vai là. Ora prova a girare qua dentro, vai qua dentro, proviamo a vedere cosa c'è qua dentro. Un medikit. Bene. E prendilo. Ora mi stai facendo incazzare però. LOL. Tu spiegherai cosa serve la stellina visto che il livello è finito qua. Come fai a sapere che è finito? Perché mi ricordo che qui che scivola. Ora gustiamoci il filmato iniziale. I capelli hanno oltrepassato il Kiglian al braccio. Ai, l'hanno presa. Stavolta c'è stato lo stupro in diretta. Adesso, ecco a voi, Isaac 29695. Ma io non sono questo. Chi è sto qua? Ah, cinese. Non piacere. Di sicuro non si tratta di vendetta, bella. Non hai la faccia per questo genere di cose. Dice che non ha la faccia. Sbaglio, è una scimmia. No, ma dice che non ha la faccia. Ah, ok. Ce l'ha la faccia, è una scimmia. No, ha detto che è una maschera. Ah, ok. Aspetta, ti dico cosa dice. Assistente di laboratorio. Dice che faceva da cavia. Una buona paga. Sembrava andare buona paga. Poi sono rimasto bloccato in una vasca di fluttuazione per giorni. Poi è stato bloccato in una. E quando tutti noi l'hanno immerso in un liquido e l'ha mutato. Addirittura. Ah, si mette ad ascoltare la storia. Poi tipo li hanno scaricati nelle fogne. Loro hanno costruito la metropolitana. LOL. Ok, allora credo che sia una storia molto interessante. Resterò anche io ad ascoltare. Ho scoperto che non è. Ma sbaglio sto qua seduto in un pezzo di una ruota panoramica. C'è una che sta cercando l'immortalità come me. Bellezza eterna. Solo che le cose non hanno funzionato al meglio. Lei però si è tenuta ai risultati migliori. Senti, a me non interessa più di tanto perché sei qui. Ma non puoi certo essere peggio di lei. Perciò ho deciso di fare uno strappo e di darti una mano. Ci aiuterò. Ma solo dopo che tu avrai fatto qualcosa per noi. Qui. Però ha detto che ci serve qualcosa. Una bottiglia di quella pozione per conservare. E qui bisogna andare nel museo egizio a prendere la bottiglia di putrefazione. No, aspetta. Il museo egizio a Londra. Sottoterra.
interessante. Ah, sottoterra. Ma perché non ci vai di persona? Conosco una ragazza egiziana, la è scocciata perché non è riuscita a ottenere l'immortalità come si aspettava. Dice che conosce che abbiamo fatto meglio di lei in questo campo, non oso nemmeno immaginare quale maledizione possa riversare. Dice che non vuole andare lui perché c'è una ragazza egiziana che potrebbe lanciare una maledizione. Che assurdità. Tu puoi morire in pace. Non ci credo. Grazie. Non ci credo. Allora, la fase finale è: tu però puoi morire in pace. Lui ovviamente è condannato a rimanere così per sempre. E dopo 1 ora e 36 nel gioco, ma 2 ore abbiamo finito sto cazzo di livello. Signori, questa metropolitana è finita. Non faccio commenti, 7 km percorsi. Sarei morto io. Però tipo adesso dovete darci 500 euro a testa perché abbiamo fatto 1 ore e 36 di viaggio con la metropolitana. Quindi forza, tirate fuori i soldi. Dol. Io no, ovviamente, perché No, iniziamo da te invece, Isa. No, per favore, allora aspetta un attimo. Io ora uso il teletrasporto, ciao Bruce. No, è andato via. Già, è andato via, mi spiace. Comunque ragazzi, grazie per averci seguito ancora. Sono qua, aspetta. Per questo livello è tutto. Noi ci sentiamo col prossimo livello che sarà ancora più difficile. Speriamo meno lungo però. Da Isaac e Pruitz è tutto, ciao ciao!